Perché i leader europei si stanno mostrando così duri nei confronti della Gran Bretagna per quanto riguarda il prossimo negoziato sulla Brexit? In particolare, Jean-Claude Juncker, oggi Presidente della Commissione europea, e anche il Presidente francese François Hollande, ieri Angela Merkel e lo stesso Matteo Renzi nei giorni scorsi, dicono alla Gran Bretagna che se vuole partecipare al mercato interno lo deve fare alle stesse regole con le quali partecipano tutti gli altri. E tra queste regole c'è la libera circolazione dei lavoratori dell'Unione Europea. Senza questa condizione non ci sarà accesso al mercato interno, dicono i leader europei. Perché questa rigidità? Questa rigidità c'è per due ordini motivi. Uno politico. Non si vuole mostrare alle forze populiste contro le quali gli attuali leader dell'Unione Europea si battono in particolare, non si vuole mostrare loro che è possibile ottenere una cosa del genere, perché altrimenti queste forze, ad esempio si pensa a Marine Le Pen in Francia, potrebbero dire ai loro elettori, ai loro cittadini, guardate, questa cosa la si può ottenere, lavoriamo per ottenerla e rischiano quindi di avere un grande successo elettorale. L'altro motivo è di carattere più economico perché in molti paesi, soprattutto in Germania, si sta pensando a spartirsi le spoglie delle aziende che lasceranno probabilmente la Gran Bretagna, soprattutto aziende di servizi, aziende finanziarie. Nell'ultimo anno e mezzo molte stanno aprendo sedi all'estero, anche in Italia è successo questo fenomeno in maniera significativa. E quindi questi due elementi, quello politico di non dare agio alle forze populiste e a paesi magari con governi più euroscettici, e l'altra di tentare di avere un guadagno economico, migliore possibile dalla Brexit, sono due elementi chiave.